Buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti. Siamo qui questa sera per presentare una bellissima mostra che è anche l'ultima della stagione espositiva della nostra Sala Nevera. Si tratta di una serie di fotografie molto belle di un artista saronnese, Edio Bison, che si esprime appunto attraverso la fotografia. Sono le città invisibili di Calvino, queste città che nessuno di noi ha mai visto, ma che probabilmente ognuno di noi ha dentro di sé. Calvino, se fosse qui, compirebbe quest'anno 100 anni. Ci manca molto, ci manca la sua profondità, ci manca la sua lucidità e anche questa leggerezza ed eleganza che Calvino aveva. Non solo un grandissimo intellettuale, un grande scrittore, ma anche un urbanista, un fotografo, ha scritto di fotografia, ha scritto di urbanistica. È stato veramente un personaggio culturale del Novecento molto molto interessante. E queste foto raccontano una visione personale che Edio Bison ha creato, realizzato attraverso il suo pensiero, la lettura. Ognuna di queste foto ha poi una sua spiegazione, un testo che potrete trovare in un libricino che è nel tavolo laggiù in fondo. Il professor Natrella tra poco ci parlerà di Calvino e ci darà anche, e lo ringraziamo per questo, una delle indicazioni di lettura per portarci a interpretare veramente le fotografie, il lavoro che Bison ha fatto su questo testo. E io vorrei però nel lasciarvi proporvi una citazione, una proprio dalle città invisibili, una delle ultime pagine del testo. Se mi permettete ve la leggo perché non voglio, non mi permetto di alterare le parole di Calvino, che sono veramente scelte una ad una. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno, diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Ecco, io credo che le iniziative culturali, tutto quello che ci porta a comprendere di più, ad accostare autori e ad aumentare la nostra cultura, siano veramente uno strumento per far vivere e far crescere quello che inferno non è. Buona mostra! Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione. Questo intervento che prelude alla visita della mostra cerca di fondere un po' all'interno della presentazione quelle che sono le immagini di Edio e quindi le fotografie che troverete incastrate all'interno della presentazione e poi quello che è la mia curatela di questa mostra e ciò che ho imparato in tutti questi anni, dove praticamente mi sono trovato protagonista da una parte, fortunatamente sono stati anni densi, e di quello che io chiamo il rapporto fra l'immagine e la realtà, quindi all'interno degli studi visuali, così cosiddetti. Bene, allora io comincerei questa presentazione con un brano tratto da un altro racconto di Calvino, che non è Le città invisibili, ma è Palomar, che suona in questo modo. Il signor Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà guardare le cose dal di fuori, un po' miope, distratto, introverso. Egli non sembra rientrare per temperamento in quel tipo umano che viene di solito definito un osservatore. Eppure, gli è sempre successo che certe cose, un muro di pietre, un guscio di conchiglia, una foglia, una teiera, gli si presentino come chiedendogli un'attenzione minuziosa e prolungata. E questo è un brano del 1983, di questo romanzo che si chiama Palomar, che ben dà il senso di quello che era il campo di interesse che Calvino ebbe per la fotografia.
Gli iscritti di fotografia di Calvino sono pochi, ma esiziali, ma molto, molto, molto importante nel campo della fotografia. Fondamentali perché la sua riflessione viene condivisa con un suo amico, direi, comunque un amico e con cui ebbe un sodalizio letterario. Ora Roland Barthes è stato un semiologo e nel campo della fotografia è stato fondamentale, ha scritto un testo che viene adottato in tutte le accademie che trattano di belle arti, si chiama La Camera Chiara. La Camera Chiara è un testo fondamentale per la fotografia che ancora oggi pone domande importanti su quello che è il ruolo tra l'osservatore e l'immagine fotografica. E una di quelle frasi che Calvino ha stigmatizzato all'interno oltretutto di un'antologia scolastica che lui curò dal 72, dice che descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po' vicino a quello che vogliamo dire, ma nello stesso tempo ci lasciano sempre un po' insoddisfatti, per cui dobbiamo continuare a rimetterci a osservare e a cercare come esprimere meglio quello che abbiamo osservato. Quindi, ecco, apro e chiuso una parentesi, se vogliamo leggere Calvino nella sua essenza più pura, più importante, dobbiamo sempre tenere in mente che Calvino unisce una precisione matematica, un interesse a quello che è la scienza esatta e riesce magicamente ad unirlo con una fantasiosa narrazione, a un volo pindarico. Ecco, questo paradigma, siamo uno stigma, è importante quando si parla di Calvino. Perché? Perché rientra in pieno in quello che lo strumento fotografico ha da offrire, e cioè anche lui una precisione matematica insieme a una esplosione di domande su quello che è la realtà di ciò che osserviamo. Quindi, se volessi chiudere un po' il cerchio, il perimetro intorno a quello che è stato il rapporto tra Italo Calvino e Roland Barthes, riprendendo il testo di Roland Barthes, che è appunto La Camera Chiara, direi che nel 55 Calvino scrive che la fotografia ha senso solo se esaurisce tutte le immagini possibili. Ora, calarlo nel contesto è importante, è l'avventura di un fotografo, il racconto che è all'interno di una raccolta che si chiama Gli amori difficili. La frase è importante perché narra un po', descrive un po' quella che per Calvino è la difficoltà, l'impossibilità quasi, direi la difficoltà estrema di dare un senso all'immagine fotografica, no? All'esaurimento dell'immagine fotografica. Ora Barthes riprende questa frase in maniera molto puntuale e nella Camera Chiara, che è dell'80, scrive: qualsiasi cosa dia da vedere e qualunque sia la sua maniera, una foto è sempre invisibile, non è essa che vediamo. Per comprendere bene questo concetto di invisibilità all'interno di un'immagine fotografica, che paradossalmente invece noi diremmo il più chiara possibile, lo specchio sulla realtà di ciò che vediamo, c'è un'immagine molto, molto bella, che è questa, di un grande fotografo italiano che si chiamava Luigi Ghirri. Ecco, questa immagine ritrae un portale, come vedete, una porta all'interno di un grande campo, probabilmente un rudere di quello che era una corte, quindi un insieme di cascine che qualche anno fa chiudevano le campagne. Ecco, questo portale dà sul nulla, dà su un bosco, dà su un viale, dà su qualcosa che adesso non c'è più. E Ghirri in questa rappresentazione della fotografica surreale fu un maestro. E scattò una quantità incredibile di scatti, siamo oltre 150.000, tutte su questo tema. E lo possiamo ben definire come un fotografo concettualista, sicuramente, primo fotografo concettualista, quasi surrealista nella sua espressione. E perché vi parlo di questa immagine? Perché questa immagine, non a caso, è stata scelta come l'immagine di copertina del libro Le città invisibili di Calvino. Quindi Città invisibili, molto importante come testo, perché fu pubblicato nel 72, è stato tradotto in 43 lingue diverse e pubblicato in 49 paesi. La struttura, lo stesso Calvino ebbe a dire che la struttura si muove all'interno di un labirinto di informazioni ed è il passeggiare attraverso l'interno di questo labirinto che dà il senso e la ricerca
di queste città invisibili. Detto in estrema sintesi, che cos'è? Sono rapporti di viaggio che Marco Polo fa a Kublai Khan. Ogni rapporto di viaggio cita e descrive una città che viene definita invisibile, guardate bene, invisibile, non inesistente, eh? Sono due vocaboli su cui vale la pena di riflettere, qualcosa di invisibile non è detto che sia inesistente, eh? È un rapporto abbastanza interessante da squadernare. Bene, quindi Marco Polo fa rapporto a Kublai Khan, è ovvio che lui riprende un po' quello che è il Marco Polo, il milione, scusate, di Marco Polo. Quindi Kublai Khan si rende conto che il suo impero è immenso ed essendo un impero immenso se ne perdono i confini e se ne perdono anche il senso, si perde il senso di un impero così grande, così immenso. Tant'è vero che le città sono molto differenti l'una dall'altra e diventano città di sogno, città che hanno, in cui ciascuno di noi può riconoscere un pezzettino di qualcosa che ha visto nella propria città o nelle città che ha visitato. Questo in estrema sintesi. Ogni racconto è inserito all'interno di un capitolo. Questo capitolo è preceduto e concluso da una narrazione di Calvino che narra un pensiero di Kublai Khan o di Marco Polo. La cosa interessante è che all'inizio del libro Calvino descrive Marco Polo come una persona che non parla la lingua di Kublai Khan, non parla l'asiatico, quella lingua, per cui si esprime a gesti, talvolta a trilli, a urlacchi, si muove, salta, pian pianino il linguaggio diventa comprensibile. Questo Calvino lo lascia un po', come posso dire, galleggiare all'interno della narrazione, però è un elemento importante, questa impossibilità, questa difficoltà nell'esprimere a parole, quindi col vocabolo, col parlato, qualcosa che invece diventa così ben esprimibile nel campo della invisibilità e quindi della capacità di poter vedere l'invisibile dentro le cose che vediamo ogni giorno. Quante volte ci è capitato di percorrere la stessa strada, che ci conduce da casa, al lavoro o al centro della nostra città, e di vederne sempre un lato differente, una strada nuova, un mondo diverso. Dipende da che cosa? Dal nostro essere, dalla nostra condizione in quel momento, dalla nostra cultura, dalla nostra crescita. Se abbiamo avuto l'avventura di essere nati e cresciuti in una città da bambini fino a diventare anziani, ecco che quella stessa strada, che magari costeggia casa nostra, assumerà un ruolo completamente differente a 50, 60 piuttosto che a 3 anni, no? La strada della corsa, del gioco spensierato diventa la strada della riflessione e magari la strada della riflessione su quella corsa che noi facevamo 3 anni. Ecco, in questo senso Calvino, secondo me, parla di una invisibilità delle immagini, perché le immagini siamo noi poi in fin dei conti, ma qui ci addentriamo in un campo di studi a me molto caro, che è lo studio, gli studi visuali, che raccolgono riflessioni un po' di questo tipo, di tutti i generi. Bene, un altro lato molto importante del libro è il suo indice. L'indice di solito viene definito come qualcosa di riassuntivo, le pagine gialle, cioè io vado all'indice e cerco i racconti che più mi interessano e vedo che pagina sono. Ecco, l'indice di questo libro, dategli un'occhiata, è particolare perché da un primo sguardo si vede come se fosse un insieme di numeri che inizia con dei puntini di sospensione e finiscono con degli altrettanti puntini di sospensione. Ecco, qui potete vedere la struttura dell'indice di questo capitolo. È una struttura fondamentalmente matematica, è una serie numerica. Ogni numero rappresenta una serie di città, per cui raccoglie le città sotto le città invisibili, le città trasparenti, le città della memoria, riunisce tutto questo in numeri e forma questo tracciato. Bene, ecco perché Calvino parla di un labirinto, di un percorso molteplice che viene visto, che viene squadernato durante la lettura. Molto bene, per entrare un po' più nel dettaglio, nelle città invisibili di Calvino, ecco, non ricordo più se vi ho detto in che anno è stato fatto nel 72, c'è un pensiero che è posto all'inizio, che è molto bello, è molto
molto plastico come pensiero, e io vorrei leggervelo perché definisce un po' l'estrema nostalgia che raccoglie anche il pensiero che esistono città invisibili, ben visibili davanti a noi. E Calvino dice che tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città, ma la proprietà di questa, e della città di cui sta parlando, è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie e da una terrazza una voce di donna grida «Uh!», gli viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa ed essere stati quella volta felici. È una frase molto bella, molto nostalgica e definisce poeticamente quello che è il pensiero di un momento vissuto all'interno di una città che la supporta, che la rappresenta, che la porge alla memoria, e magari basta nulla, un sussulto, un profumo, una visione, una foglia che cade, ecco che si sviluppa nella nostra memoria un ricordo. Quel ricordo da dove arriva? Da dove arriva? Da dove viene? Che cos'è un ricordo? È qualcosa di estremamente intimo. Molto spesso, lo avrete notato, ve ne sarete accorti, un ricordo si presenta a noi sotto forma di immagine. Ecco perché la visibilità delle immagini è messa un po' in discussione, perché la visibilità è la realtà delle immagini. Proseguendo la nostra chiacchierata, ed è bello portare a paragone, in parallelo, dei pensieri di Edio Bison, che è l'autore della mostra. Quando mi ha chiesto molto gentilmente, io ho accolto con entusiasmo questa sua richiesta, sua e dell'assessore alla cultura e del comune di Saronno, mi ha mandato un po' dei suoi pensieri, e dicendomi: da buon fotografo, i fotografi guardano molto, buttano giù qualcosa, però quello che buttano giù è sempre un'immagine che tentano di stigmatizzare in una frase, dicendomi appunto: guarda Stefano, ti do questi pensieri, vedi che cosa si può tirar fuori eventualmente per una presentazione. È qualcosa di buono, io credo che ci sia, e l'ho raccolta facendo un po' un collage in questo pensiero di Edio, che dice che ogni luogo che abbiamo visitato imprime nel nostro inconscio un'impressione indelebile. Dopo anni, chissà perché, quelle vie, quelle piazze ritornano alla mente associate ad un volto, un profumo, una musica, una luce. Ecco, vedete il parallelismo, no, con quello che diceva Marco Polo prima, l'associazione di ciò che vediamo a ciò che abbiamo visto nella memoria, no? Qualcosa che si imprime nella memoria. E continua dicendo che forse le città invisibili vivono in noi, in questo groviglio inestricabile che è il tempo che stiamo vivendo. E Marco, si riferisce a Marco Polo, e ad un racconto di Marco Polo, e Marco, davanti ad un unico albero veramente fantastico, cerca di riconoscere la parte più luminosa del creato. Questo è tipico dei fotografi che riflettono molto su quello che fanno, e il tentativo a volte dolce, disperato, di rendere con parole un sunto di un'immagine. E questo è molto bello, e nello stesso tempo è molto difficile. Perché? Perché esprimendo a parole un'immagine non si può fare a meno di esprimere qualcosa che è noto solo a noi stessi. E qualcosa che è noto solo a noi stessi, per poterlo condividere, deve essere cristallino, deve trasformarsi in quello che Jung chiama un archetipo, no? Qualcosa che è nella mente sia di chi narra, ma anche del narratore, per cui alcune figure sono archetipiche, la madre, ad esempio. Roland Barthes parla della fotografia della madre senza mai farla vedere, non la mostra mai, e lo spiega il motivo. Io parlo della fotografia di mia madre, di questa figura che è all'interno dell'immagine, ma non ve la mostro perché per voi è una donna, per me è la madre. Ed ecco che sono due fotografie completamente differenti, e voi non potreste mai vederla. Questa fotografia per voi è invisibile. Quindi, riconoscere la parte più luminosa del creato. Le fotografie di questa mostra, tutte,
sono elaborate, sono volutamente elaborate tramite procedimenti di disegno dell'immagine, di sovraimpressione, di livelli, Photoshop, in una parola, è il software per eccellenza che si occupa di elaborare le immagini. Quindi sono elaborate nelle forme, nei colori, nelle esposizioni anche, fino a renderle qualche volta improbabili, sbagliate. Stampare queste foto è stato difficile perché hanno una gamma di colori che esce dalla possibilità di poterla rendere in maniera corretta stampando, perché vanno oltre, escono da quella che è la riproduzione di colori così come ci viene fornita da quella che chiamiamo realtà. Ecco, quindi questo modo di trattare l'immagine, che per me è molto importante l'elaborazione, ma non tanto l'elaborazione per cercare di magnificare l'immagine o di renderla migliore, per me l'elaborazione è qualcosa che dovrebbe servire a renderla splendente, no? Quindi è come un'unica gemma l'immagine, e per cercare di fare in modo di porgerla nella maniera più intima possibile, ecco che l'elaborazione fatta a proposito, fatta in maniera coerente e logica, la rende luminosa, la rende splendente. Quindi questa considerazione porta immediatamente ad una domanda, che è una domanda molto semplice, ma una domanda anche molto complessa, che è questa: per quale diavolo di motivo fotografiamo ciò che ci circonda? Perché fotografiamo? Ecco, domanda semplice, ma non esattamente, perché nelle periferie di questa domanda si nascondono quesiti filosofici e riflessioni complesse, che vanno dal personale al generale, no? L'idea di poter catturare qualcosa che fotografiamo, e catturare è un bel vocabolo, tant'è vero che si parla di caccia fotografica, no? Mettere nel carniere qualcosa che abbiamo visto. Perché? Per quale motivo? Per cibarsene? Per far diventare, per accrescere il portato della nostra memoria? Ma perché catturarla? Perché fermarla? E poi, è possibile fermare un'immagine? Io credo che per semplificare questa domanda, sempre all'interno dei binari di questa mostra, di quello che è il linguaggio di questa mostra, legato a quello che è il pensiero di Calvino all'interno delle città invisibili, noi dovremmo traslare questa domanda e cercare di coglierne un assunto un pochino più semplice che questa. Bene, per quale motivo fotografiamo ciò che ci circonda è una domanda molto vasta. Però se noi ci chiediamo, tramite lo strumento fotografico, noi vogliamo catturare la realtà di quello che vediamo, o forse vorremmo cercare di stigmatizzarne la qualità? Quindi la domanda è, tramite la fotografia, un dispositivo digitale o video, o qualsiasi strumento, noi vogliamo cercare di rappresentare la realtà di quello che vediamo, o forse la qualità di quello che stiamo guardando? Credo sia questo la seconda, credo che sia questa seconda chance quello che vogliamo fare. Vogliamo fare nel momento in cui non ci limitiamo a guardare un'immagine, ma a vederla, quindi a considerarla nella sua complessità. Ecco che immediatamente ci poniamo la domanda della qualità di ciò che vediamo. La qualità dell'immagine che vediamo è riposta nell'immagine, ma forse è resa evanescente se quella qualità non si sposa con la qualità che noi diamo a quello che abbiamo visto, tramite la memoria, tramite tutta la sequenza di vocaboli che vi ho detto prima, di verbi, no? Quindi capacità, memoria, esperienza, volontà, età, cultura. Ciò che noi sappiamo della neve, dell'immagine della neve, non è ciò che sa dell'immagine della neve un guerriero Wasabi. Ecco, in queste pieghe si nascondono le invisibilità dell'immagine, a mio modo di vedere. Quindi, credo che tutto sommato, per approfondire ancora di più questo concetto, io credo che all'interno, da sempre, credo questo, che all'interno delle immagini che noi fotografiamo, che noi guardiamo, che noi dipingiamo, che noi riprendiamo, delle immagini che noi cerchiamo, a cui ci interessiamo, ecco, le immagini di cui noi abbiamo cura, e abbiamo cura nel momento in cui cerchiamo di farle nostre, di riprenderle, ecco, all'interno di quelle immagini si nascondono delle porte, ci sono dei varchi, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, si nascondono delle porte che si aprono per noi, senz'altro,
E se abbiamo una comunità di intenti, un homo frusione, ecco, e uno stesso sentire, ecco, se abbiamo uno stesso sentire con la persona che in quel momento sta osservando quell'immagine, quella porta si apre verso un'intimità che io chiamerei un altrove. Un altrove, un mondo altrove che è all'interno di quell'immagine e che ci ha permesso di entrare in quell'immagine e che permetterà di entrare in quell'immagine anche tutti coloro che sentono con noi un idem sentire, uno stesso sentire. Credo che tutto ciò sia in tessuto, il tappeto, la tessitura di quello che si nasconde all'interno dell'immagine come varco, come porta verso l'altrove, credo sia un tessuto fatto di parole, no? Di narrazioni. La narrazione può essere, può suscitare, la narrazione può esprimere un'immagine in maniera molto più puntuale e precisa di quanto possa fare l'immagine stessa. A proposito di questo concetto, chiamerei difficile, un po' oscuro, ecco, vorrei leggervi un brano che non ha nulla a che fare con tutto ciò di cui abbiamo parlato, ma che è all'interno di una narrazione classica, quindi letteratura greci latini classica, di Curzio Rufo. Ecco, Curzio Rufo scrive una narrazione, un libro, che si intitola Storie, che viene intitolato Storie di Alessandro Magno. Alessandro Magno conquista in maniera luminosa tutta l'Asia, l'attraversa, si spinge verso territori finora sconosciuti, arriva in India, vede il fiume Indo, arriva al mare, arriva a quello che lui pensa essere la fine del mondo, scopre, vede animali fantastici, elefanti, animali che lui mai ha visto prima, quindi corre verso la conquista di tutto ciò che poteva essere conquistato nella terra, tenendo ben in mente che all'interno della terra esistevano dei limiti che non potevano essere varcati. È un po' l'altrove di cui vi parlavo prima. Ecco, all'interno di Curzio Rufo, Storia di Alessandro Magno, c'è un pezzo in cui ci illustra Alessandro davanti all'ignoto in questo modo. Poi, non avendo più alcun nemico da sconfiggere, prese una barca, discese verso la foce di un grande fiume, l'Indo, si inoltrò nell'oceano e sacrificò agli dèi. Era giunto al confine del mondo, il luogo oltre il quale si annullavano lo spazio e il tempo. Poteva tornare indietro. In una frase, in un pensiero, Curzio Rufo descrive molto bene, molto meglio di quello che sono capace di fare io, il concetto che sto tentando di esprimere. La capacità di varcare una soglia all'interno di un'immagine, una porta che è presente soltanto a noi e a chi condivide il nostro intimo sentire, ecco, oltre questa porta noi usciamo dal mondo, e sono i confini del mondo, dopodiché rimane una narrazione di ciò che non vediamo, ma di ciò che sentiamo oltre le colonne d'Ercole, oltre i confini del mondo. Ecco perché in questo oltre Curzio Rufo dice testualmente che il luogo oltre il quale si annullano lo spazio e il tempo. Da quel momento in poi si può tornare indietro. Io credo che bisognerebbe tentare di porsi in questo stato d'animo quando si guarda questa mostra, no? Vedere ad ogni fotografia, e da ogni fotografia elaborata, quindi tutte, nello stato d'animo un po' di stare guardando dallo spiraglio di una porta, un varco, oltre il quale si annulla spazio, tempo, immagine, e si può tornare volentieri indietro, avendo raccolto quello che è il nostro sentire, il nostro idem sentire rispetto a quello dell'autore e quindi di Elio. E questo ci porta immediatamente a valutare un altro concetto che nasce, no? che evapora da quello che abbiamo detto, cioè di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un'assenza di immagini, stiamo parlando di un'immagine attraverso la quale noi penetriamo, dopodiché annullando lo spazio e il tempo, noi viviamo l'esperienza di un'assenza delle immagini. Anche questo è un pensiero che è stato ultimamente percorso
da un grande regista, si chiama Werner Herzog, quelli che hanno un po' più di anni rispetto ai nostri ragazzi forse se lo ricorderanno. Werner Herzog fa parte di un gruppo di nuovi cineasti tedeschi degli anni 70, insieme a Wim Wenders, Fassbinder, creò quello che era stato chiamato il nuovo cinema tedesco. Cinema molto particolare, molto denso, visibile e vivibile all'interno di quegli anni. Ecco, Werner Herzog, vi basti pensare che Werner Herzog fa un film che si chiama sul vetro, adesso non ricordo il titolo, e tutti gli attori li fa recitare sotto ipnosi, cioè li ipnotizza e gli fa recitare il film, che poi era la ricerca di una formula per fondere il vetro rosso rubino, che è una formula segreta e che deriva dai maestri di Murano e dai maestri veneti. Quindi la ricerca del vetro rosso rubino viene condotta all'interno di una foresta e gli attori sono sotto ipnosi. Ecco, questo è stato parte del cinema tedesco. Werner Herzog parla di assenza delle immagini in un libro che ha scritto recentemente e dice: come si può rappresentare l'assenza di immagini? Non semplicemente la loro abolizione radicale, non la rinuncia definitiva, ma la loro assenza. Come possiamo rappresentarsi l'assenza dell'immagine? Continua dicendo: immagino due specchi disposti l'uno di fronte all'altro, perfettamente paralleli, in maniera che non riflettano altre che se stessi all'infinito, ma non c'è nulla che possono riflettere. Se gli specchi, come quelli usati negli interrogatori, fossero trasparenti da un solo lato, dall'esterno si vedrebbe un nulla riflesso nello specchio di fronte. Nessun colpevole che confessa un delitto, nessun tavolo, nessuna sedia, nessuna lampada, semplicemente una stanza in cui tutto sarebbe assente, rispecchiato all'infinito. Werner Herzog, un libro che si chiama Ognuno per sé, Dio contro tutti, è un pensiero molto, molto profondo, è vertiginoso, no? Qua l'aria si fa rarefatta. L'assenza di immagini, poter vedere un'assenza di immagini, è davvero un pensiero rarefatto, una riflessione che conduce alla fine di tutte le immagini e non all'abolizione. La nostra quotidiana realtà è piena di romanzi che vengono chiamati distopici e catastrofisti, che parlano di abolizione dei libri, abolizione di qualcosa. Non, lui parla di assenza, no? La stessa assenza che viene un po' sottolineata da Curzio Rufo, no? Quando scopre attraverso Alessandro che esistono dei limiti al proprio conoscere, al proprio vedere. Dopodiché si annulla tutto e rimaniamo noi, sospesi in una bolla che comprende la nostra narrazione, le nostre narrazioni e le nostre immagini. Ci stiamo avviando verso l'epilogo di questa chiacchierata e vi farei vedere questa intervista, che è un'intervista che Calvino viene fatta da un conduttore, si chiama Alberto Sinigaglia, ed è un'intervista del 1981. Italo Calvino, tre chiavi, tre talismani per il 2000. Imparare delle poesie a memoria. Molte poesie a memoria. Da bambini, da giovani, anche da vecchi, perché quelle fanno compagnia, uno se le ripete mentalmente. Poi lo sviluppo della memoria è molto importante. Anche fare dei calcoli a mano, delle divisioni, delle estrazioni di radice quadrata, delle cose molto complicate. Combattere l'astrattezza del linguaggio che ci viene imposto ormai, con delle cose molto, molto precise. E sapere che tutto quello che abbiamo ci può essere tolto da un momento all'altro, con questo goderlo, non dico.
non dico mica di rinunciare a niente, anzi, però sapendo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo. Sicuramente vi sarete accorti di un fatto molto importante guardando questa intervista e a cui noi non siamo più abituati, e cioè le pause di riflessione di Calvino. Sono pause lunghe, a noi sembrano insopportabili. Semplicemente Calvino riflette, semplicemente gli viene posta una domanda, gli viene chiesto qualcosa di molto importante, cioè di rappresentare tre talismani, tre portafortuna, tre colpi di bacchetta magica su quello che lui immagina possa essere il futuro che è ora per noi. E ovviamente Calvino ha bisogno di riflettere. Quindi occupa spazio, prende spazio, soffermatevi su questi spazi. È importante vivere i silenzi, non siamo più abituati, non siamo più capaci, ma il pensiero ricorre, il pensiero necessita di uno spazio, il pensiero vive all'interno di una sequenza temporale che si dilata sempre di più. Occorre tempo, occorre spazio e tempo per poter riflettere su qualcosa, su qualsiasi cosa. Quindi noi stiamo, mi permetto di fare un po' questa osservazione paternalistica, stiamo confondendo un po' quello che è il tempo libero col tempo di riflessione. Ecco, il tempo libero è una parentesi attraverso dei momenti lavorativi, il tempo libero. La capacità di annoiarsi, la capacità invece di pensare è diversa, non è un respiro di sollievo attraverso due istanti di tempo libero. La capacità di annoiare se stessi è recuperare la capacità di pensare a ruota libera. Ma qui stiamo andando da un'altra parte, quindi vi riporto sul tracciato. Quindi tre talismani per il futuro. Avete sentito Calvino li ha esposti molto, molto chiaramente. Riprendiamoli un po', vediamo, cerchiamo di capire questi tre talismani, come si possono incastrare nel nostro tempo e quali conseguenze magari possono avere avuto su quello che è il nostro tempo. Il primo talismano che Calvino ci augura è quello di imparare delle poesie a memoria. Dice molte poesie a memoria. Perché? Perché la memoria è importante. Ricordare è molto importante. Accende una luce nella mente. Se qualcuno di voi, credo tutti, abbiano avuto durante la permanenza della scuola elementare l'obbligo, il compito di imparare una poesia a memoria, ecco, si renderanno conto forse ora di quanto non sia stato inutile. Per me è molto importante imparare poesia a memoria, e sono d'accordo con Calvino. Perché? Perché rammentandoci ora nel silenzio della nostra stanza, in uno di quei rari momenti non di intervallo del lavoro, ma di riposo, di noia, ripercorrere una poesia a memoria significa si accende una lampadina nella nostra mente, e quella lampadina apre il condotto di una diga attraverso il quale scorre un'immensa forza di pensiero che quella poesia suscita, che magari abbiamo imparato a 7 anni, 8 anni. Ecco, provate a farlo. Noi abbiamo oggi strumenti estremamente potenti, convincenti e importanti, che rischiano di mettere, non in discussione, però rischiano di obnubilare questo concetto. Quindi la memoria, Google Search, la capacità potentissima di Google di cercare qualcosa attraverso delle poche frasi che noi inseriamo in quella barra, magari anche frasi sbagliate, le riassume, le corregge e ci dà centinaia di migliaia di possibilità. Ecco, questo è molto bello, molto importante, ha portato anche nel campo della ricerca ad avere molti più strumenti di quanti ne avevamo, però nasconde, come tutti gli strumenti nuovi, un rischio, che è quella che è la sua nemesi. Ora, la nemesi è una compensazione punitiva delle vicende umane che ha un carattere di ineluttabile fatalità, no? La nemesi, quindi qualcosa che fatalmente ci colpevolizza di quello che abbiamo creato. Perché parlo di nemesi di Google Search? Perché la difficoltà, il problema, è quello che
le reti neurali che si stanno creando attraverso all'interno dei sistemi di intelligenza artificiale, di cui Google farà sempre di più uso, è quella di negarla la memoria. Negarla perché? Perché è una memoria pronta all'uso. Quindi se io ho una memoria pronta all'uso, che mi consente attraverso un'astrazione del linguaggio, e di quello anche Calvino ha parlato, di cercare qualcosa all'interno dell'immenso labirinto e all'immenso campo di sapere che è internet, ecco, dobbiamo sempre fare i conti con la possibilità che questo possa negare la nostra memoria. Anche fare dei calcoli a mano, Calvino, e questo è il secondo talismano. Come vi dicevo, Calvino ha, e qui si vede bene, no? Ce l'ha detto, una grande amore per quella che è la scienza esatta, la matematica. Quindi fare dei calcoli a mano, anche difficili, Calvino dice. Perché? Perché questo, secondo me, contribuisce a mantenere un contatto con la realtà, un contatto con ciò che è sicuramente non è umano, che è la matematica, la capacità di astrarre calcoli, equazioni, scienze esatte fino a un certo punto, comunque scienze esatte prima di arrivare alla relatività, scienze esatte, quindi conti matematici, mantiene, ci aiuta a mantenere un contatto con la realtà, quindi ci aiuta a mantenere e a sviluppare il pensiero logico. Pensiero logico che è la cui nemesi, siamo sempre, ogni epoca ha fornito strumenti fondamentali e ha fornito e ci ha dato il grande privilegio di capire che quello strumento nascondeva una grande capacità unito ad una grande forza distruttiva. Ecco, il bilancio tra forza distruttiva e capacità è quello che ci rende protagonisti. E qual è la nemesi del pensiero logico? La digitalizzazione. La digitalizzazione può diventare una protesi. Quanti di noi sanno fare una divisione? Io personalmente no. Mi ricordo che si mettevano dei numeri, c'erano due puntini e poi c'era un cappellino quando si facevano i riporti. Non me lo ricordo più. Io non sono più capace di fare una divisione. Quindi, Calvino, fare calcoli a mano. Non è importante saper fare i calcoli, le divisioni con i cappellini. È importante sviluppare il pensiero logico che sta dietro la divisione. Perché la formula che ci permetteva, che ci permette tuttora di fare una divisione su un pezzo di carta, non porta alla risoluzione di un quesito matematico. La calcolatrice lo fa molto meglio, molto più rapidamente, molto più precisamente. Usiamo le calcolatrici, ma è lo sviluppo del pensiero logico che stava dietro questa operazione che è importante. Qualcuno ha capito che eseguendo una serie di operazioni logiche si arrivava ad un risultato che era soluzione della divisione. La terzo punto era che Calvino cita e che abbiamo ricordato anche noi, è quello di combattere l'astrattezza del linguaggio che ci viene imposto. Questo è estremamente attuale, è un talismano che ci viene porto da Calvino, è un dito puntato che ci viene porto da Calvino e che oggi noi dovremmo riprendere in tutta la sua interezza, in tutta la sua importanza. Guardate bene, io non parlo di slang, non parlo degli slang giovanili, tutti noi, tutti coloro che sono stati un tempo giovani hanno avuto uno slang, gli anni 70, gli anni 50, gli 80. Lo slang è un modo per cui i ragazzi si sentono uniti in un cerchio magico, ma anche il dialetto, adesso qui mi spingo in un campo che non è il mio, ma anche il dialetto costruisce un cerchio magico, una comunità. No, io non mi rivolgo allo slang. La statezza del linguaggio è più vicino a quello che è il parlare tramite emoticon. Ecco, quando noi cominciamo a parlare tramite faccine, tramite pianti, tramite la faccina che piange, quella che ride, quella che si gratta la testa, ecco lì davvero siamo davanti a un'astrattezza del linguaggio. È importante avere un vocabolario personale più ricco possibile. Come possiamo esprimere noi stessi se, come purtroppo capita in Italia, e questo è un problema molto grave che prima o poi dovremo affrontare, ecco, come possiamo spiegare noi stessi, come potrei io parlarvi se disponessi di un vocabolario di 200 parole, e vi assicuro che purtroppo esistono realtà in cui ci sono persone che hanno vocabolari di 200 parole. Ecco, non puoi esprimere nulla di quello che senti, ma non tanto perché sia importante esprimersi e diluviare parole come sto facendo adesso io, quanto perché ci si esprime con gli altri, ma si parla anche con se stessi. Il dialogo interno, noi abbiamo un dialogo con noi stessi che è ininterrotto.
Ecco, questo dialogo ha bisogno di essere supportato da un linguaggio, da un veicolo. Se disponiamo di 200 vocaboli, come possiamo dialogare con noi stessi? Questo comporta la necessità di resistere, questo comporta, secondo me, di conseguenza il combattere l'astrattezza del linguaggio di cui parlava Calvino, la necessità di resistere, non tanto allo slang, appunto, come vi dicevo, quindi ai vari linguaggi parlati che creano comunità, tanto quanto all'impoverimento del proprio lessico. Ecco, questa è la cosa che ci dice, secondo me, non voglio interpretare il pensiero di Calvino, per carità, però che a me dice, che a me racconta il pensiero di Calvino. E quindi l'impoverimento del proprio lessico porta a conseguenze nefaste un po' in tutto, che sono, passando dalla narrazione a quella di poter contemplare un'immagine, saper guardare un'immagine. E poi, come ultimo, è ancora un pensiero veramente oscuro, Calvino dice: sapere che tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo. Quindi la consapevolezza, la consapevolezza del nostro essere umani in un periodo in cui si parla e si costruiscono, e viva Dio che si fa, degli strumenti sempre più potenti per prolungare la nostra vita, per alleviare le nostre sofferenze del nostro corpo che invecchia. Ecco, bene, tutto questo è encomiabile, importante e deve continuare il progresso, quello che Leopardi chiama il luminoso futuro, le sorti umane e progressive, quindi il progresso dell'umanità deve continuare, però ecco la sua nemesi, no? E sapere che tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo, come Calvino dice, è mantenere la consapevolezza del nostro essere umani, e in questa consapevolezza la speranza che esista un altrove, questo altrove che può essere nascosto dietro qualche angolo di una città invisibile. Grazie.